il tema della famiglia, infatti, il libro è ampiamente trattato perché intanto la mia famiglia ha deciso di educare Daniele e non il cieco, che è una cosa importante. Io mi sono preso grandi castighi quando studiavo e mi sono preso pacche sulle spalle quando facevo cose giuste, perché ero Daniele, ero un figlio al di là di tutto. Un'altra cosa che mi hanno insegnato i miei genitori è che amare a volte vuol dire lasciare andare. Ormai è tutto sotto controllo, dobbiamo tutto essere sotto controllo, oppure c'è un problema con la scuola, cambio scuola, c'è un problema al calcio, cambiamo squadra, no? Quindi non ci si allena più ai problemi. Invece amare a volte è proprio lasciare che l'altro, a proposito della fiducia, possa esprimersi, possa anche sbagliare, possa. Io quando ho iniziato a saltare, io ho un record del mondo che sono 21,10 m di lunghezza, quindi arrivo forte sulla rampa, no? Quindi non ho parlato per un mese. Perché ho iniziato ad andare, sì, e quindi per un mese non abbiamo parlato, però me l'hanno fatto fare, sicuramente non avranno dormito, sicuramente, però amare a volte è questo, cioè veramente fare ciò che è giusto per l'altro, non ciò che fa stare tranquilli noi. E questo loro me l'hanno sempre insegnato. Oltre a un'altra cosa che secondo me in questa occasione vale la pena dire, perché per esempio io alla scuola, all'università, ho avuto tante problematiche, perché non so, arrivavo a scuola, all'università, a parte che la università nella quale sono andato mi ha detto guarda sei simpatico, sei carino, intelligente, ma se non vedi fisioterapia non si può fare, ci sono degli esami a video, io adesso faccio fisioterapista nel tempo libero, ho i miei pazienti e tutto quanto, quindi era già quella una. E l'altra cosa però quando andavo per esempio all'università così, mi è capitato prima di me, c'era il corso, tutta l'aula, allora io magari il professore diceva, guardate, come vedete dal grafico della slide, questo e quell'altro, io alzavo la mano e dicevo, guarda professore, io non vedo, non è che mi spiega meglio la slide. Il professore diceva, beh, se non vedi vieni in prima fila. Se non vedi, perché non vieni da. Esatto. Quindi per dire che i miei docenti spesso manco sapevano questa cosa qui, no? Quindi capiteranno tante situazioni di complicazione, ma ricordate sempre che l'obiettivo è la laurea, nel mio caso, comunque l'obiettivo è sempre più su. Quindi io dico sempre, se uno vuole arrivare al quinto piano e si ferma a litigare col portinaio, poi con quelli del primo piano non si arriva più. Ricordatevi sempre che in qualsiasi percorso è la luce della fine del percorso che ci deve motivare e non permettiamo a magari appunto l'ignoranza, la poca conoscenza del portinaio, diciamo così, o di chi troviamo nel nostro cammino di cambiarci la via, perché se la via è quella nostra, è giusto che la portiamo avanti.